Cari ragazzi, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Quest'oggi festeggeremo il compleanno di un famosissimo compositore del panorama lirico italiano, Vincenzo Bellini, raccontandoci una delle sue opere più famose e più amate, I Capuleti e i Montecchi. Vincenzo Bellini era infatti nato a Catania il 3 novembre del 1801. Bellini si forma dapprima nell'ambiente familiare. Suo nonno e suo padre infatti erano entrambi compositori e organisti presso la chiesa di San Francesco all'Immacolata, che nella città di Catania, che è anche la mia città, si trova esattamente di fronte alla casa dove Vincenzo nasce. La carriera di Bellini però non si fermerà a Catania. Vincenzo rimane a Catania fino ai 18 anni, dopodiché si sposta a Napoli per studiare composizione presso la scuola storica, presso i grandi maestri della scuola napoletana, appunto. Arriverà poi nel nord Italia con sede importante a Milano, poi si sposta a Londra e infine a Parigi. Proprio a Parigi, dove ormai si stava concentrando la cultura lirica d'Europa, Bellini morirà giovanissimo, morirà a 34 anni nel 1835 e proprio a Parigi sarà sepolto nel cimitero monumentale di Père Lachaise. A Père Lachaise rimane fino alla fine dell'Ottocento, agli anni 70 dell'Ottocento, quando finalmente la sua salma viene traslata nuovamente nella città natale, a Catania, e viene sepolta nella cattedrale. I Capuleti e i Montecchi è la sesta opera che Bellini compone. Bellini non comporrà tantissime opere, pur essendo un mestierante, un professionista, non compone tantissimo, complice ovviamente la morte precoce. Questa sesta opera Bellini la prepara a Venezia, siamo nel 1830, Bellini si trova già a Venezia in compagnia della mezzosoprano Giulia Grisi per preparare la ripresa veneziana del suo Pirata, e per Venezia, per il Teatro La Fenice, compone questo I Capuleti e i Montecchi, che andrà in scena l'11 marzo 1830. Come potete facilmente immaginare dal titolo, dai cognomi che si trovano nel titolo di quest'opera, la trama raccontata da Bellini e dal suo librettista Felice Romani è quella di Romeo e Giulietta, trama strafamosa, straabusata, che immagino tutti conosciamo. La andiamo però a ripassare attraverso il sistema della costellazione dei personaggi. Eccolo qua. Ci troviamo a Verona nel XIII secolo. Qui due nobili famiglie sono schierate l'una contro l'altra in una faida familiare. Da un lato abbiamo i Capuleti, capitanati dal guelfo Capellio, e dall'altro invece i Montecchi, guidati dal giovane ghibellino Romeo. Capellio ha una figlia, Giulietta, ovviamente, che è fidanzata con Tebaldo, ma che ama ricambiata proprio Romeo, chiave della tragedia. Giulietta aveva anche un fratello, del quale si parla, ucciso accidentalmente da Romeo in un ipotetico passato, quindi fuori scena. I due innamorati sono aiutati in questa loro storia impossibile da Lorenzo, un dottore vicino alla famiglia Capuleti, il quale dà a Giulietta una pozione soporifera che la fa sembrare morta. Quando Romeo, avvisato della morte di Giulietta, giunge sul luogo della sepoltura, abbiamo la famosa e triste scena conclusiva che tutti conosciamo. Romeo si avvelena anzitempo, muore fra le braccia di Giulietta, la quale si risveglia appena in tempo per vederlo morire. I più avvezzi di voi al mondo shakespeariano si saranno accorti che I Capuleti e i Montecchi di Felice Romani porta numerose differenze rispetto alla tragedia del Bardo. Alcune sono più sostanziali, alcune sono decisamente più superficiali, ma sono numerose. Innanzitutto, la cosa più interessante, nei Capuleti e Montecchi c'è un vago elemento politico. Cioè, le due famiglie non sono semplicemente rivali all'interno della città di Verona, ma si trovano su due posizioni politiche opposte. I Capuleti sono guelfi, i Montecchi ghibellini. Questa sottigliezza della politica italiana del Medioevo
per Shakespeare voleva dire ben poco, chiaramente, ma in ambiente italiano diventa più significativa. Ancora, il personaggio di Tebaldo non è più un parente di Giulietta come avviene in Shakespeare, ma qui è il suo fidanzato, per cui Tebaldo prende il posto del conte Paride. Prendendo il posto del conte Paride, non è più lui a morire per mano di Romeo, come nella tragedia, ma a morire per mano di Romeo è un parente che noi non conosciamo di Giulietta, un presunto fratello, come abbiamo detto prima, che quindi non muore in scena sotto i nostri occhi ad aggravare la tragedia dei due amanti, ma è già morto, il che potrebbe un po' giustificare, oltre al motivo politico, l'aspra faida che si sta svolgendo fra le due famiglie. Ancora, Lorenzo è qui un dottore, abbiamo detto, non un frate, come avviene in Shakespeare. Questo dettaglio del frate probabilmente nel 1830 veniva visto come eccessivamente gotico. Possiamo immaginare che alla fine del secolo invece sarebbe stato accettato, anzi probabilmente goduto dal pubblico, ma nel 1830 i tempi non sono ancora maturi per questo recupero di Medioevo, per cui Lorenzo non è un frate, ma è semplicemente un dottore, un uomo colto che ha accesso ai veleni, ai segreti della natura e può aiutare i due innamorati anche in virtù della sua saggezza legata all'età. Ancora, l'ultima differenza, mentre nella tragedia Romeo all'inizio dell'opera è innamorato di un'altra ragazza e poi conoscerà Giulietta e avrà il colpo di fulmine per Giulietta, nei Capuleti e Montecchi Romeo e Giulietta si conoscono già quando il sipario si apre, sono già innamorati. Il ruolo di Romeo, lo avrete notato nella costellazione dei personaggi, è affidato a un mezzosoprano, quindi a una voce femminile. In passato, durante il Settecento, sarebbe stato assolutamente usuale affidare la parte del protagonista maschile a un castrato. Ne abbiamo parlato già in un precedente video dedicato all'opera barocca. Nel 1830 la stagione dei castrati è ormai definitivamente finita. Vado un po' a memoria, non ricordo se l'ultimo dei grandi castrati era già morto o insomma era già più che a fine carriera, ma sicuramente nel 1830 i castrati erano semplicemente un ricordo del barocco, del passato. Bellini non ha nessuna intenzione di fare un gesto di antiquariato scegliendo la voce femminile, vuole semplicemente sottolineare con questa scelta, quindi della cantante donna che reciterà un travestì, vuole semplicemente, dicevo, sottolineare la giovane età del protagonista maschile. Ancora una anomalia vocale la riscontriamo nel ruolo di Lorenzo. Lorenzo infatti dovrebbe essere un basso, almeno così dichiara nelle sue intenzioni di locandina Bellini. Nella realtà dei fatti la compagnia di canto della prima assoluta probabilmente presentava due tenori, uno più chiaro e uno più scuro. Bellini alla fine, nella pratica, nella realtà dei fatti, decise pertanto di affidare al tenore più chiaro la parte di Tebaldo e al tenore più scuro la parte di Lorenzo, il quale non è sicuramente un tenore svettante, ma riceve la sua parte manoscritta da Bellini scritta in chiave di tenore. Direte voi, la fonte di Felice Romani per questo libretto sarà sicuramente la famosissima tragedia di Shakespeare, e noi finora a questo ci siamo riferiti. Ebbene, colpo di scena, colpo di teatro, non è così. Felice Romani non conosceva, molto probabilmente non aveva letto il Romeo e Giulietta di Shakespeare perché non parlava l'inglese e non esistevano ancora delle traduzioni. Forse ne aveva avuta per le mani una traduzione in francese, ma sicuramente non aveva letto l'originale. La storia degli amanti veronesi però non fa capo a Shakespeare, il quale è solo una tessera del complesso mosaico, del complesso albero genealogico di questa storia. Lo andiamo a vedere insieme in questa ricostruzione qui. La storia degli sfortunati amanti veronesi ha una lunga progenie, come potete vedere da quest'albero genealogico. Oltre ai libretti che sono incentrati sul medesimo soggetto di Luzzi, Foppa e Bonaiuti, Fonte di Romani fu probabilmente un dramma di Luigi Scevola, un imitatore di Foscolo,
che forse conosceva Shakespeare, appunto, ma che ne trasse buona parte del proprio materiale da altri autori italiani. Se indietreggiamo un po', infatti, arriviamo a Monsignor Matteo Bandello, che a metà del Cinquecento aveva pubblicato una novella, la cui traduzione francese probabilmente è la fonte del Bardo di Shakespeare, dedicata proprio a Romeo e Giulietta. A lungo si è pensato che Bandello sia anche la fonte diretta di Romani, ma la teoria discevola, visto che ci troviamo già in ambiente teatrale non novellistico, mi sembra più probabile. Bandello però a sua volta aveva tratto il materiale da Luigi Porto, siamo nel 1529, che a sua volta era debitore di Gaspare Visconti, che aveva scritto una novella dal titolo Di due amanti, e di Masuccio Salernitano, che aveva scritto Mariotto e Ganozza nel 1476. Capiamo perciò che Romeo e Giulietta, insomma questo mito della letteratura mondiale, fosse, come Don Giovanni, un soggetto di sicura presa sul pubblico, perché profondamente radicato nella cultura europea. Pensate che, volendo andare indietro, come vedete, alle radici del nostro albero, troviamo addirittura la mitologia antica. La necessità di avere un soggetto di sicura presa sul pubblico viene giustificato da un evento dell'anno prima, del 1829. Nel 1829 Bellini aveva messo in scena presso il Teatro Ducale di Parma la sua Zaira, la quale era stata un enorme insuccesso, un grandissimo fiasco. Bellini pertanto aveva bisogno di riprendere la sua posizione nel gotha del melodramma di un'opera di sicuro successo. Sicuramente la storia dei due amanti veronesi, come abbiamo detto anche quella di Don Giovanni, era una storia che sicuramente al pubblico sarebbe piaciuta e avrebbe assicurato parzialmente il successo alla nuova opera. D'altro canto, però, come spesso accadeva nel mondo lirico del 1800, Bellini ha pochissimo tempo per scrivere e mettere in scena, allestire la sua nuova opera. Stiamo parlando di meno di un mese, una tempistica assolutamente normale per i compositori di quell'epoca, ma che, come abbiamo detto già nel video che vi citavo prima, costringeva questi autori a degli escamotage, a dei trucchi, per arrivare alla consegna preparati. Nel caso dei Capuleti e Montecchi, questa necessità di lavorare in fretta è molto evidente. Già il libretto di Felice Romani, per esempio, non è un libretto del tutto originale. Si tratta infatti di un rimaneggiamento autoriale di un libretto che Romani aveva già scritto per Nicola Vaccai nel 1825. Vaccai, come i compositori, era solito a questo genere di operazioni, lo farà nuovamente con Donizetti, era assolutamente prassi a quell'epoca e pertanto non bisogna dare assolutamente credito a quelle voci che dicono che Vaccai riciclò che Romani riciclò il libretto scritto per Vaccai solo perché non si era accordato in termini economici con Bellini. Ecco, non c'è una motivazione così prosaica e così soprattutto legata a eventi, insomma, al contesto. Era una pratica dell'epoca assolutamente diffusa e assodata. Oltre agli aspetti testuali del libretto, anche l'atteggiamento di Bellini verso la composizione della musica di quest'opera tradisce la fretta. Bellini, infatti, per i Capuleti e Montecchi si troverà costretto a riciclare materiale preso da opere precedenti, secondo quella prassi compositiva che, appunto, abbiamo già spiegato nel nostro video sull'opera barocca e che si chiama autoimprestito. L'autoimprestito avviene quando un compositore si autoimpresta, quindi preleva, del materiale già scritto per altre opere. Vi ricordo che siamo in un ambiente nel quale non esistono registrazioni, riproduzioni fonomeccaniche, non esiste la radio, sta sorgendo proprio in questi anni l'editoria musicale che produrrà poi gli spartiti, canto e pianoforte delle opere, per cui i compositori si sentono abbastanza liberi di riciclare del materiale che hanno pronto nel loro cassetto di compositori. Nel caso di Bellini, per i Capuleti e Montecchi, la musica da riciclare è tanta, perché la Zaira, l'anno prima, a Parma, è caduta,
per cui nessuno ha potuto ascoltare questa musica se non il pubblico delle prime rappresentazioni parmensi. Non c'è occasione migliore per recuperare del buon materiale e inserirlo in una nuova opera il cui soggetto probabilmente farà più presa sul pubblico. Questi autoimprestiti belliniani all'interno dei Capuleti e Montecchi, però, al contrario di come spesso accade in Rossini, non sono dei brutali copia e incolla. Rossini spesso strappava le pagine da una partitura e le inseriva nell'altra brutalmente, a volte senza neanche ricontrollare l'orchestrazione se si adattava alla nuova orchestra o meno. Bellini non è così tranchant nel suo approccio all'autoimprestito. Le melodie spesso vengono rielaborate, vengono riadattate al nuovo contesto. In alcuni casi addirittura è necessario lo studio approfondito della partitura per capire quale sia la provenienza della melodia. In altri casi, come quello che ascolteremo adesso insieme, no, è molto evidente invece da dove provenga la melodia che Bellini sta utilizzando. Nei Capuleti e Montecchi Bellini non utilizzerà solo la musica della Zaira, ne utilizzerà larga parte evidentemente, ma pesca anche da opere ben più antiche. Per esempio, uno dei passaggi più noti di Capuleti e Montecchi, l'aria di Giulietta o Quante volte o quante, è presa di peso dalla prima opera che scrive Bellini, ovvero sia Adelson e Salvini. Si tratta della romanza di Nelli Dopo l'oscuro nembo. Ovviamente potrete ascoltare O quante volte o quante a questo link, oppure cercandolo come sempre fra le schede sotto la. Noi per adesso ci avvarremo dell'aiuto di alcuni MIDI file, quindi qualità audio pessima, mi scuserete, ma purtroppo per motivi di brevità e anche di essenzialità di ascolto ce li faremo bastare. Guardate, ecco, queste sono due frammenti che possiamo vedere per iscritto delle linee vocali di questi due brani, O quante volte o quante e Dopo l'oscuro nembo. Già la loro osservazione ci fa capire quanto stretta sia la loro parentela. Vedete, si tratta sostanzialmente della stessa melodia con qualche piccolo aggiustamento per adattarsi al nuovo testo. Lo possiamo sentire appunto con questi MIDI file, vedrete che l'ascolto vi convincerà di quello che vi sto dicendo. Ecco, adesso immagino che siate più convinti di quello che ci siamo detti. Vi ho dato già il link per O quante volte o quante, invece a questo link potrete trovare la romanza di Nelli Dopo l'oscuro nembo, la troverete ovviamente sempre sotto lei fra le schede. Memore dell'esperienza già fatta con Bianca e Ferrando, Bellini scriverà un meraviglioso finale per i Capuleti e Montecchi. Il finale molto tragico in cui appunto Romeo trova Giulietta, la crede morta, si suicida, lei si sveglia appena in tempo per vederlo morire, è un finale estremamente tragico. Bellini costruisce un finale estremamente morbido, pieno di quelle melodie cantabili che sono la sua cifra stilistica, di parti corali, un finale insomma molto molto intenso, ma in alcune zone probabilmente troppo intimo. Ancora all'inizio dell'Ottocento i cantanti avevano ampio margine di decisione sulla loro esecuzione, non c'era ancora la figura del regista strutturato come lo intendiamo noi, né tantomeno quella del direttore d'orchestra che potesse imporre la sua volontà sui cantanti.
fino a Giuseppe Verdi, ne abbiamo parlato in un nostro precedente incontro a lui dedicato, i cantanti erano davvero, davvero molto liberi. Per questo, nel 1832, in una ripresa dell'opera di Bellini, Maria Malibran decise di sostituire il finale belliniano interpolando il finale del Romeo e Giulietta di Vaccai. Questa scelta della Malibran si affermerà nella prassi, nella tradizione, proprio perché il finale di Vaccai è un finale più solito, più usuale, un finale più coinvolgente, più scoppiettante, un finale che mette in maggior risalto le doti canore di Giulietta, del personaggio di Giulietta, e pertanto si imporrà nella tradizione e verrà eseguito fino all'epoca contemporanea, quando finalmente questa interpolazione per prassi, per tradizione, scemerà, andrà a morire, recuperando l'intimo e delicatissimo finale di Vincenzo Bellini. Anche la Sinfonia dei Capuleti e Montecchi rappresenta una novità e una sperimentazione da parte del Cigno Catanese. Nella Sinfonia, infatti, compaiono alcuni temi che anticipano l'introduzione, quindi il primo numero dell'opera. Questa cosa di anticipare i temi dell'opera nella Overture, nella Sinfonia, non era ancora diffusissima, non era nuova. L'aveva già fatta Mozart col Don Giovanni, per citare un precedente molto illustre, ma non era ancora assodata come sarà poi nel pieno romanticismo. Bellini sta mettendo in campo una sperimentazione non del tutto nuova, ma comunque una sperimentazione molto interessante. A questo link potrete trovare la Sinfonia dei Capuleti e Montecchi, la troverete come sempre anche fra le schede in alto sotto la link. Bene, nella speranza di essere riuscito nella pur brevità di questo video a coinvolgervi nel mondo belliniano dei Capuleti e dei Montecchi, vi auguro una felice continuazione e vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie!